Signori, ce l'abbiamo fatta. Alfa tecnica di Diablo 2 Resurrected, attesissima, partita da pochissimi minuti. Allora, sarà chiaramente, immagino, piena di bug perché è un'alfa tecnica, nasce per condurre dei test, ma ci permetterà di dare un'occhiata a una delle versioni più attese di questo titolo in arrivo nel prossimo futuro. Creiamo il personaggio e... Allora, qui c'è l'Amazzone, il Barbaro e la Sorceress. Allora, io ai bei tempi feci tutto con l'Amazzone, ma quasi quasi, st'alfa tecnica me la faccio con la Sorceress. E la chiamiamo... Che ne so, in questo momento... In questo momento... che ne so, Fulvia. Bene, non so perché mi sia venuto in mente questo nome, ma almeno usciamo dall'impasse. Ecco, allora. Oh, greetings, stranger. I'm not surprised to see your kind here. Many adventurers have traveled this way since the recent troubles began. No doubt you've heard about the tragedy that befell the town of Tristram. Some say that Diablo, the Lord of Terror, walks the world again. Vabbè. Andiamo a vedere. Allora. Dunque, la fluidità mi è ottima. Città da percorrere. Vabbè, insomma, le solite cose. Ecco. Io volevo andare dalla modella Legacy. Cioè, ecco. Ci tenevo a sta cosa. Perché vecchia versione. Ammazza quant'è passato. Da allora la botta è clamorosa alla nuova. Posso avere la versione completa adesso? Io pagherei oro. Vabbè, io non mi soffermerei troppo sulla storia in questo momento, ma piuttosto andrei. Allora, facciamoci un giro. Bene, allora. Abbiamo ottenuto la prima quest. Tra l'altro arriveranno probabilmente anche le live nei tempi di questa alfa tecnica. Una potrebbe arrivare proprio a ridosso o potrei averla già fatta, non lo so. Insomma, sto registrando come primissima cosa, poi arriverà tutto il resto. Quindi tenete presente che anche di là potreste trovarmi a breve. Bene. Io non mi ricordo. Sapete che vuol dire? Non mi ricordo niente. Niente. Assolutamente niente. Vado. No, ma la fluidità è clamorosa, ragazzi. La fluidità è clamorosa. La verità è clamorosa. Evil beware. Devo dire, come direbbero in Inghilterra, I'm impressed. Porca miseria, se sono impressionato. O meglio, se sono colpito. Sono veramente, veramente colpito. Giusto per darvi un po', ecco. No, perché se io non faccio sta cosa, non avete piena percezione di quello che effettivamente è capitato. Mamma mia. Oh... Certo, mi piace molto, vabbè, voi sapete la mia ossessione per i particellari, qui è abbastanza evidente. E che altro c'ho? No, diciamo che non ho... Ah no, Unsummon, giusto. Come non detto, scusate. Ok. Allora. Io ripeto, se uno vede sta cosa è impressionante. Allora, l'inventario siamo abbastanza così. Skill 3.
Non ho ancora niente, quindi vado avanti. Ma stamano non mi ricordo stamano. Non mi ricordo la mano che cosa implica. Sono un attimino perplesso. Raga, sono passati tanti anni, troppi. Decisamente troppi, cioè. Non che fosse brutto, perché noi diversamente giovani, noi non più tanto giovani, ci siamo spaccati con questo tipo di Diablo, cioè, intendiamoci. Però, insomma. Anche l'occhio vuole la sua parte. Allora. Aumenta la frequenza con cui si recupera il mana. Io intanto farei energia. Destrezza, forza perché non fa mai male. Vitalità e un'altra energia. E voglio imparare una skill difensiva. Però sarebbe il caso forse. Per ora sì. Allora, l'alfa tecnica, qui peraltro potreste aver ricevuto accesso se avete fatto opportuna richiesta per tempo, ha una durata limitata, purtroppo, durerà fino al 12, se non ricordo male. Quindi in questi giorni io vorrei dargli un'occhiatina abbastanza approfondita, anche e soprattutto perché, ahimè, ma era prevedibile, i salvataggi non saranno trasferibili. Quindi, insomma, come dice il saggio, t'attacchi a sta cippa, ecco. E tanto vale quindi spremerla il più possibile, fermo restando che appunto sorprese non ne abbiamo perché il gioco si conosce. Però, no, devo dire che sarà interessante magari provarla. Io vorrei provare magari registrato appunto la Sorceress e poi mi faccio le altre classi. Se volete anche registrate, però avevo intenzione di portarvele magari in diretta le altre due. Giusto per approfondire un po' le varie questioni e anche farci due chiacchiere nel mentre, non fa mai male. Il gioco peraltro è ottimizzato abbastanza bene già da questa alfa tecnica, perché non ho avuto problemi di alcun tipo nell'ottimizzarla, nel prepararla. Siamo come sempre su una 3080, ve lo dico a livello così puramente informativo, qualora vogliate magari confrontare con ciò che potreste vedere altrove, ma gira molto bene. Devo dire, no, non male. Vai, due ceffoni. Stiamo veramente rischiando il nulla. Devo dire comunque che, cioè, per essere un'alfa tecnica, non ho ancora visto mezzo glitch. Adesso che l'ho detto, forse appariranno in millemila, ma mi sembra estremamente liscio come prodotto per adesso. Curiosissimo di sapere cosa ne pensate voi, onestamente. Se c'è qualcuno fra voi che lo sta provando, come lo sta trovando. Ah, la mano era semplicemente il fatto che siamo un po' più abili, giusto? Dai. Ok. E che c'ho? Le frecce. I coltelli da lancio. La chiave. Vabbè, famo che c'ho niente. Famo che c'ho niente. Eccoci. Ti aiuto. Aie. Ok. Ma te non ti preoccupare, ma te non ti preoccupare, io sono very skilled. Ok. Sì, si è pure sbloccato. Comunque devo dire, sono molto contento, cioè mi ha invecchiato bene, o meglio, mi è stato, cioè, no, scusate, eh. Trattamento Botox ampiamente riuscito, devo dire.
Trattamento Botox qui è... Ci facciamo Ice Bolt. Ok. L'anti-age targato Blizzard ha dato ottimi frutti. È un po' questo, non me lo ricordo questo ai tempi. Vabbè, comunque il frame rate all'epoca era... Si sapeva... Diceva... Va, vai a chiedere a uno di quell'epoca il frame rate, ti risponde che è... Ecco. Più o meno era quello il tipo di vita che si aveva all'epoca. Ah già, non ho mana, non ho mana. Maledizione. Sarebbe il caso magari di metterlo a portata, visto che sono una sorcera. E quindi... Questo video lo sto leggendo a stretto giro dalla disponibilità dell'alfabetica e ci tengo a farvelo avere in serata, anche se ho già pubblicato altre cose. Perché so che parecchia gente sarà avvelenata. È desiderosa di vedere di più. E come biasimarli, io sono stato, ho fatto una corte spietata a Activision in questi giorni per avere accesso. Infatti li ringrazio, perché da vecchio fan della serie, cioè a me se me dai Diablo io sono l'uomo più felice del mondo. Vita natural durante. Sono senza mana. Sono senza mana. Fan di Diablo che però non si ricorda che deve mettere le pozioni se fa la Sorceress, no? Mi fa di Diablo un po' fuori fase, a dire il vero, ma va bene uguale. Energy, Dexterity e Vitality. Cioè, almeno lo schema era questo. Comunque, raga, ce la rifacciamo una run completa di Diablo col permadeath? Sclero pesante quando esce. Voi se voi volete io la faccio. È una garanzia per l'inferno, anche se uno gioca a livello standard. Perché poi tanto il calo di tensione ce l'hai. Prima o poi ce l'hai. Il calo di tensione se scappa. Però... Mi sa che ho sgravato un attimo a venire qua, Not enough mana... No, di enough mana. Se Falco se si è decido a mettere mana, magari la gestiamo. Io non sto trovando poi mezzo equipaggiamento. Salve. Lei è buggata un pochino. Ok. Ale. Poi potevo anche fare sta cosa. Comunque ragazzi, io devo dire un bel impatto. Magari ecco, io mi potrò in questi giorni, ripeto, mi vedrete credo abbastanza di frequente in live, a portarlo un po', a sperimentare delle cose e anche a farvi vedere un po' le novità. T'avrei cambiato le armi. C'è anche la mappa. Giusto. Un minimo di torturata credo che sia doverosa. Ok. Però ecco ragazzi, io quello che posso dirvi, che poi è uno dei motivi per cui ho un po' rushato questa pubblicazione, nel senso che voglio fare una cosa molto in tempi brevi. Fatemi sapere se c'è qualcosa che vi interessa in particolare, così che io poi possa analizzare ciò che c'è da vedere in queste ore, in questi pochi giorni di disponibilità che si hanno, ed eventualmente appunto poi fare un video riassuntivo in cui raccontarvi quello che ho visto e rispondere a eventuali dubbi che potreste avere. Per cui ragazzi miei, io vi mando un abbraccio, torno da Flavie, Fulvia e Flavie, amiche per la vita, ecco, e noi ci aggiorniamo a brevissimo con futuri contenuti che potranno arrivare quando meno ve lo aspettate.